Non vi sforzate di vincere le vostre tentazioni, perché questo sforzo le fortificherebbe. Disprezzatele e non vi ci trattenete sopra. Rappresentate nelle vostre immaginazioni Gesù Cristo crocifisso tra le vostre braccia e sopra i vostri petti, e dite baciando più volte il suo costato: ecco la mia speranza, ecco la viva sorgente della mia felicità. Io vi terrò stretto, o mio Gesù, e non vi lascerò finché non mi abbiate posto in luogo di sicurezza. Ecco, molto bella questa raccomandazione di San Pio. È qualche cosa che sgorga dall'amore grande che lui aveva verso Gesù crocifisso, e vorrebbe, ecco, infonderlo anche nei nostri cuori. E non è soltanto l'amore che Padre Pio aveva verso Gesù, ma è anche una grandissima verità. Non possiamo vincere chi è più forte di noi, ma dobbiamo fuggire, ci raccomanda Padre Pio. E fuggire le tentazioni che cosa significa? Significa disprezzarle, non dargli troppo peso. E per fare questo Padre Pio ci raccomanda, ci invita a rifugiarci in Gesù. Ecco, rifugiarci soprattutto, secondo Padre Pio, secondo il suggerimento di Padre Pio, nella piaga del costato, in questa ferita nella quale Tommaso voleva mettere la propria mano per essere sicuro che quell'amore grande che Gesù ha per l'umanità si era realizzato sulla croce e nella sua risurrezione. E quindi, ecco, questo deve essere il rifugio sicuro del nostro cammino, deve essere il rifugio sicuro soprattutto perché noi veramente ci sentiamo deboli, non siamo forti, non siamo capaci di resistere alle tentazioni, e allora ci rifugiamo in Gesù e nel suo amore. Buona giornata a tutti voi.